La carriera, direi un risultato importante per lui. E adesso vediamo la risposta di Kazuki Tomono, perché anche Kazuki Tomono ha un programma con tre Costellato di quadruple. Eh sì, quadruple, sì. quindi attenzione. Primo, quadruplo toro seguito dal doppio toro. Secondo, manina giù. Terzo, ma non c'è proprio l'arrivo preciso. Anche il loop sono tutti un po' sporchi questi salti. Triplo Axel Euler, triplo Saito. Triplo flip, tutto sporco, non c'è qualità. Ah, Axel semplice. Thank you.
il pipistrello di Strauss per Kazuchito Mono, sicuramente ben interpretato, ma in una gara che è diventata così difficile, così di alto livello, sì, gli errori si pagano caro. Guardate la differenza che c'è tra il tecnico 9504 di Adam Xiao in Fa e il tecnico di Kazuchito Mono. Tra l'altro a questo punto anche Seong Lee, che è un tecnico molto alto di 9009, lì che aspetta, eh. Sì, bisogna vedere, perché chiaramente Tomono sale tanto con i components, però non so se potrà bastargli, i distacchi erano ravvicinati, e lui non ha tirato indietro niente, a parte l'ultimo Axel, che veramente non è riuscito neanche a saltare, però tutto era impreciso, tutto era piccolino, con un arrivo raperciato, non fluido. Questo c'è un po' di disequilibrio all'arrivo del primo per saltare il secondo. Qui il quadruplo salto fa arrivato, ma c'è la mano giù, c'è sempre una piccola sbavatura. Adesso stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo, ma purtroppo a questo livello gareggia con la perfezione, insomma, e devo dire che Adam Seofa e anche il coreano hanno fatto dal lato tecnico veramente bene, veramente quasi preciso, quasi perfetto. Guarda, la differenza sul tecnico è veramente ampia, ampia, saranno all'incirca un 15 punti. Sì, io sto dicendo su Seong Lee, perché su Adam Xiao in Fa arriviamo che ne sono quasi 20. Sì. E mentre sui components c'è un Q sul triplo Salkov, i components sono molto alti. Sì, i components sono alti, ma non guadagni 25 punti di components. No, però su Seong Lee riesce a recuperare, perché lui aveva i components molto bassi. Seong Lee aveva 75-99, diciamo che lui ne recupera buoni 10 punti, sì, quindi dovrebbe farcela. Vediamo, dovrebbe farcela per il secondo posto, perché ovviamente aveva vantaggio. Primo posto, sì, aveva vantaggio nel corto, ma il primo posto soprattutto non è più assolutamente da mettere in discussione in questo momento. Manca ancora ovviamente Sota Yamamoto per quel che riguarda questo momento, 159-31. Questo è il terzo libero con 74-76, vi ho detto, del tecnico. Guardate come recupera con i components con 84-55, e questo punteggio, lui aveva bisogno di un 153-17 per essere secondo, 179-53 per essere primo, ma come vedete è in seconda posizione con 248-77. A questo punto Adam Xiao in Fa è sicuro della medaglia almeno d'argento, e adesso vedremo la risposta di Sota Yamamoto, perché nel corto Sota Yamamoto ci è piaciuto.